tutti gli amici di online, ben ritrovati in questo nuovo cammino che faremo nel 2022, oggi primo appuntamento. Voglio ringraziare soprattutto Sergio Bianchi per la nuova sigla che abbiamo, che avete già visto. E adesso invece voglio entrare nel vivo di questa puntata perché avremo tanto da raccontare. Ci racconterà la mia ospite, Fiorenza Pistocchi, scrittrice, autrice e tanto altro che poi vedremo nel corso di questa puntata. Benvenuta e ben ritrovata. Grazie Barbara, sono felicissima di incontrarti di nuovo. Anche per me è un onore averti qui perché comunque, come ti dicevo, sei una scrittrice doc, mi piacciono i tuoi libri, i tuoi romanzi, li chiamiamo così. E soprattutto perché ti fanno entrare nel vivo delle storie che tu racconti. Ma prima di parlare del famoso mese di questo gennaio appena trascorso, vorrei che tu raccontassi a chi ci sta seguendo, sicuramente qualcuno ti conosce, chi è Fiorenza Pistocchi e soprattutto come nasce la scrittrice che è in te. Non sapevo di essere una scrittrice, in realtà pensavo di essere solo una lettrice. Mi è sempre piaciuto moltissimo leggere, ho letto tantissimo e poi a un certo punto della mia vita ho detto: ma perché non provare? E così mi sono buttata. Per un certo tempo ho scritto per i bambini e scrivevo cose di tipo didattico, poi a un certo punto ho deciso di scrivere per gli adulti e allora ho cominciato a scrivere dei gialli e sono arrivata al nono romanzo adesso. Sei sono gialli ambientati in Liguria, due sono libri a sfondo storico e poi c'è un giallo, l'ultimo, che è ambientato invece a Milano. E così, ecco, sono diventata scrittura dipendente quasi, perché non riesco più a fermarmi. Beh, questo che ci racconti è veramente molto bello, ma bello anche il fatto che tu scrivevi per i bambini e adesso scrivi per gli adulti. Quindi un passaggio importante questo. Sì, direi che sono cresciuta anch'io, insomma, e quindi ho deciso di mettermi alla prova con qualcosa di più impegnativo. Anche se i tuoi testi sono comunque impegnativi, perché comunque tu parli di gialli, poi le ambientazioni, come dici, in Liguria, poi entreremo anche qui nel vivo di questo, come nascono soprattutto, perché è importante anche l'ispirazione che muove questo tuo percorso. Io adesso invece, come ho anticipato prima, vorrei raccontare questo mese di gennaio che ti ha portato tanti impegni e soprattutto anche per i giorni della memoria. Esatto, io sono andata in scuole, in biblioteche, addirittura in una biblioteca di condominio a Milano, proprio perché uno dei miei libri a sfondo storico, che adesso vi faccio vedere, si intitola I colori del buio, è ambientato a Pioltello tra il 1943 e il 1945, quando dalla piccola stazione di questo paese dove io abito adesso, passavano i treni che uscivano dal binario 21, perciò questo discorso della deportazione è passato molto vicino anche alle vite delle persone che abitavano in quel periodo a Pioltello. E così ho voluto raccontare una storia che è una storia inventata, però con alcuni elementi veri, che coinvolge il capostazione e i suoi figli. Gli elementi veri sono i biglietti dei deportati, perché le persone che erano ammassate dentro questi vagoni, quando sentivano che il treno rallentava in corrispondenza delle stazioni, gettavano dei biglietti, se avevano della carta o delle matite, scrivevano dei biglietti alle loro famiglie, perché venivano portati via senza che nessuno sapesse nulla di loro e così li buttavano fuori sperando che qualcuno li recapitasse. Questa cosa è accaduta in qualche caso e io l'ho ripresa per inventare il mio romanzo. Ecco, questo è un romanzo, come dici tu, con tanto di vero, di verità. Le fonti sono importanti anche quelle, perché comunque bisogna documentarsi.
Sicuro. Io ho letto il diario di Gusen, che è il racconto della vita nei lager da parte di Aldo Carpi, che è un personaggio vero, reale, che compare nel mio romanzo. Ma la cosa più interessante è stata quella di poter intervistare delle persone anziane di Pioltello, che mi hanno raccontato di quando erano piccole e di come avevano vissuto il periodo della guerra e dei bombardamenti, e quindi è stato un modo per far entrare la realtà nel mio romanzo. La parte di invenzione è il comportamento di questo capostazione dei suoi figli, che andranno a recapitare i biglietti di queste persone, quindi entreranno in contatto con una realtà che solo in pochi in quel periodo conoscevano, perché la deportazione veniva nascosta, era un segreto. Certo, i ferrovieri lo sapevano, ma non tutti gli altri sapevano di queste cose. Certo, beh, tornare indietro in quegli anni non è facile, soprattutto ricordare, ma anche per le persone che tu hai intervistato, perché si aprono comunque anche delle ferite. È verissimo, è verissimo. È un po' quello che ci ha detto anche Liliana Segre, che è riuscita a raccontare di sé soltanto dopo tantissimi anni, quando hanno cominciato a fare delle domande ai suoi nipoti. Ricordare quel periodo per quelle persone deve essere una sofferenza continua. È vero, mentre raccontarlo ai bambini, tu hai detto che sei stata anche nelle scuole, come percepiscono questi fatti? Ma guarda, io sono stata in terze medie e in istituti superiori, dove c'è veramente una grande sensibilità da parte dei ragazzi. Forse perché più che studiare la storia, il romanzo li fa entrare nelle situazioni, perciò diventa un modo per essere coinvolti. Quindi la lettura in classe o anche a casa di questo mio romanzo li ha fatti riflettere su questi fatti, e poi quando sono andata nelle classi mi hanno rivolto delle domande molto interessanti, e addirittura alcuni hanno letto dei pezzi, dei brani che li avevano colpiti in modo particolare. Sono stata molto molto contenta di questo. Sicuramente ci sono anche le soddisfazioni che Sì, non molto. devono mancare. Veniamo adesso, ai tuoi libri, come abbiamo fatto una carrellata prima, comunque tanti romanzi in Liguria e poi anche in altre parti. Sì. Quindi cerchiamo di raccontare un po' come nascono queste storie. Allora, io sono ligure d'origine perché sono nata a Savona. Sono tanti anni che vado in vacanza a Noli, che è in provincia di Savona, un bellissimo borgo, e quando ho cominciato a capire com'era la storia di questo posto, che ha al suo attivo un passato veramente ricchissimo di episodi, di cose interessanti dal punto di vista storico, mi sono detta che poteva essere il set giusto per una serie di gialli, e ho scritto delle storie dove ci sono dei delitti. Naturalmente a Noli non sono mai accaduti così tanti delitti concentrati in pochi anni come li ho fatti accadere nei miei romanzi gialli. Però i cittadini di Noli non l'hanno presa male. Addirittura nel 2019 mi hanno concesso la cittadinanza onoraria. Quindi sono stata molto felice di questa cosa, e con la motivazione che appunto ho contribuito a portare Noli in giro per l'Italia. Sicuramente, sicuramente. Quindi hai fatto conoscere un bellissimo borgo ed è importante anche questo, al di là dei romanzi, al di là delle storie che vengono raccontate, poter parlare di questo borgo e sicuramente sei entrata anche nell'intimità di questa città, di questo borgo. Sì, mi ha molto coinvolto la storia di questo borgo, la bellezza che è ancora conservato nel tempo, e poi anche la natura, perché c'è un mare bellissimo, limpido, e alle spalle del borgo c'è una collina intatta
con tantissimo verde, quindi è l'ambiente che uno non si aspetta come teatro dei delitti. E questo contrasto mi ha ispirata e il protagonista di questi miei romanzi è un vigile ficcanaso che va a intralciare o a mettere il naso appunto nelle indagini del maresciallo dei carabinieri, che non è contentissimo, però poi lo lascia fare perché lui ci azzecca e trova i colpevoli. Come nasce l'idea del vigile a questo punto? Avevo bisogno di un personaggio che non fosse proprio un addetto ai lavori, quindi che non fosse un poliziotto o un carabiniere che proprio per mestiere va a indagare. E questo vigile è che ha un segreto nel suo passato, un segreto dovuto al padre che è stato coinvolto in delitti vari. E quindi lui per reazione ha questa spinta verso l'indagine, verso fare giustizia, trovare i colpevoli. E quindi può procedere, un personaggio non troppo strutturato, può procedere più liberamente nelle indagini e quindi le sue storie possono essere più coinvolgenti per i lettori. Sicuramente ogni libro storie diverse, oppure c'è anche il seguito. Ma devo dire che scrivendo di lui, che fa queste indagini, piano piano gli ho costruito una vita. Quindi è arrivato in questo borgo di Noli che è sprovveduto, giovane, appena vinto il concorso, un po' timido, un po' scontroso, ma col tempo trova l'amore, si sposa, ha poi dei figli. Nelle indagini successive, che si svolgono in anni che passano dopo il primo romanzo, ecco che si costruisce praticamente un'esistenza in cui anche questo giovane, diciamo, si evolve e ha una sua vita. E a un certo punto si diventa schiavi dei propri personaggi. E brava, volevo proprio chiederti questo, anche perché anche farli poi interagire tra di loro i personaggi non è sempre facile. Eh sì, bisogna ispirarsi a quella che può essere un giusto, diciamo, una giusta interazione tra le persone vere. Quindi io sono sempre stata un'osservatrice dei rapporti umani, perciò forse sono facilitata a raccontare storie di persone, anche magari a volte con un lato divertente, perché i miei gialli, quelli ambientati in Liguria, sono anche una lettura leggera, una lettura estiva, e possono essere letti in modo così, senza troppo impegno. Bellissimo, bellissimo. Belle storie, ci sarebbe tanto da raccontare, però adesso dobbiamo arrivare a questo. Il Tocco del tocco piccolo del angelo. piccolo angelo. Un bellissimo libro che ho letto da poco e grazie anche a te per l'omaggio di questo libro. Molto interessante, ma anche qui una bella storia. Ed è Sì, è uscito la. a giugno, giusto? Sì, a giugno del 2021. Sono intenzionata a portarlo avanti per un po' di tempo, in modo che arrivi anche all'estate la promozione di questo libro, perché è un libro sul quale ho investito tante energie, perché è basato principalmente su due personaggi, una lei e un lui. La lei è un'ex detenuta e il lui è un commissario di polizia, quindi c'è già una situazione di partenza che non è proprio facilissima. E poi c'è di mezzo anche un delitto che deve essere di cui deve essere trovato il colpevole. Quindi è una storia complicata e io ho cercato di impostare la storia ogni capitolo narrato su uno dei due protagonisti, alternandoli.
È vero, in più anche ad ogni capitolo c'è sempre una frase di qualche autore. Come Sì, mai questa scelta? ho voluto inserire delle citazioni anche di scrittori o di filosofi che potessero dare un indizio al lettore su quello che avrebbe letto nel capitolo subito inserito, subito seguente. E Volevi, allora. scusami, volevi un po' spoilerare, come si suol dire oggi. Spoilerare senza spoilerare, perché spoilerare è un verbo ormai, cioè veramente vietato per i gialli, spoilerare, però è interessante stuzzicare la curiosità del lettore. La cosa importante veramente è agganciare la sua attenzione e mantenerla, non è semplice. Quindi dargli qualche indizio, ma non tutto. Può essere uno stratagemma che può funzionare a chi l'ha letto, mi ha detto che ha trovato questa cosa, questa modalità abbastanza interessante. Beh, confesso che anche a me piace questo modus operandi, io tante volte lo dico così. Poi, ripeto, l'ho letto, mi è piaciuto subito sin dalle prime righe, perché ti fa entrare subito in questa storia, in questa bellissima storia, in questo bellissimo racconto, che anche qui sicuramente, insomma, parlando anche di carcere, è un argomento molto, molto delicato. Sì, è molto delicato e devo dire che l'idea di trovare una protagonista che è un'ex detenuta mi è venuta perché io sono andata ad assistere a San Vittore nel reparto femminile, ad assistere a una sfilata perché le detenute nel laboratorio di cucito che è di sartoria preparano anche dei turbanti per le donne che fanno chemioterapia all'Istituto dei Tumori. E in quell'occasione le ho viste sfilare indossando queste loro creazioni e ho visto delle donne belle, giovani, a cui era difficile attribuire un passato criminale. Veramente mi sono chiesta quali potevano essere le loro storie. Sono veramente rimasta colpita da questa loro, dalla loro vita, dalla carcerazione in fondo, un periodo in cui sono lontane dal mondo. E poi sono andata a visitare la residenza, quelle che sono le carcerazioni attenuate per le detenute che hanno dei bambini piccoli, dei figli. E quindi ho visitato questa struttura che si trova a Milano, che non è dentro al carcere, ma che comunque ha lo stesso, le sbarre alle finestre, le serrature, eccetera, ma dove le detenute hanno la possibilità di stare con i loro bambini. Ci sono gli educatori, ci sono delle persone, dei volontari che le aiutano. Ecco, mi ha colpito molto anche la quantità e la qualità delle persone che aiutano le detenute perché riescano a ricostruirsi una vita, in modo che quando dovranno uscire dal carcere non ricadano nella spirale della criminalità. Certo, sicuramente anche qui tante storie, tanti volti, tante tristezze che si portano dentro anche queste detenute. Tu che sensazioni hai avuto? Cosa ti sei portata fuori poi dal carcere? L'impressione di un mondo sospeso, l'impressione di un mondo in cui le donne cercano di trovare una loro dimensione che è completamente diverso dal mondo che viviamo noi, perché non c'è la routine alla quale siamo abituate, ma c'è molta monotonia, perché poi i tempi del carcere sono molto diversi dai tempi fuori. Perciò ho anche un'impressione di come mi sono chiesta come possono impiegare i tempi, i lunghi tempi in cui non sono
occupate in qualche attività, perché lì ci sono laboratori, certo, c'è il laboratorio di sartoria, c'è il laboratorio di cucina e c'è anche il laboratorio di scrittura di poesie e testi tenuto da dei volontari. Però ci sono tanti tempi vuoti. E quindi nel tempo vuoto tanti pensieri, non è facile, non è facile. E quindi mi hanno molto coinvolta. Sicuramente. In più, ecco, ritorniamo al nostro libro perché parliamo di questa ex detenuta e questo commissario di polizia che sono i due protagonisti, tra i quali c'è anche un rapporto particolare. Sicuro, perché la protagonista che si chiama Linette avrà modo di aiutare il commissario nelle sue indagini perché lei ha delle capacità un po' particolari che non posso anticipare perché fanno parte appunto dello spoiler altrimenti, ma che sono interessanti da scoprire perché e fanno di questo giallo un giallo del tutto originale, diverso dai soliti. Ecco, tu hai parlato anche prima di irrazionalità, razionalità, perché compare nei tuoi romanzi. Sicuro, perché l'emotività e la irrazionalità compongono un quadro e un mosaico insieme con la razionalità e fanno di noi un gran pasticcio a volte. Però, però bisogna tenerne conto in un romanzo perché bisogna dare al lettore la personalità completa dei personaggi. Quindi c'è da lavorarci parecchio nella costruzione di un personaggio. Insomma, lo scrittore deve lavorare, insomma. È vero, quanto tempo hai impiegato a scriverlo? Allora, ho impiegato quasi un anno perché sì, oltre a visitare il carcere e vedere queste realtà. Poi ho anche un'amica che è diventata massoterapista, questa cosa entra anche nel romanzo. Quindi c'è stato un periodo di ricerca, di per mettere a punto qualcosa di credibile. Ma poi c'è stato anche un lungo periodo di revisione, di rilettura e anche di lavoro intenso con un editor che è uno scrittore di gialli che si chiama Carlo De Filippis, più conosciuto a Torino che non a Milano, che mi ha aiutata a modificare e stringere un po' i ritmi del mio modo di scrivere, perché un conto è raccontare l'indagine di Vincenzo Russo, il vigile che così fa le indagini per sport in Liguria. Ma un altro conto è raccontare un'indagine di un commissario di polizia, che è una cosa che ha dei ritmi stringenti. Beh, un bell'impegno, devo dire. Quante ore dedichi al giorno alla scrittura? Non sempre cioè non sempre scrivo, non tutti i giorni perlomeno. Scrivo quando ho qualcosa da scrivere, un'idea, un'ispirazione, però se non scrivo a computer, scrivo comunque qualche appunto su dei miei quadernetti dove se mi viene un'idea la appunto subito per non perderla. Poi quella che è la vera e propria stesura di un romanzo, allora quando comincio mi ci dedico con impegno e quasi tutti i giorni. In genere la mattina, perché sono più fresca, quando sono in casa da sola, così non sono distratta da nulla e mi concentro maggiormente. Giusto. Allora, ricordiamo il tocco del piccolo angelo. Dove lo possiamo trovare? Dove lo possono trovare chi ci sta seguendo? Si trova in tutte le librerie, se non c'è basta ordinarlo e si può ricevere, ma anche su Amazon e sulle altre piattaforme di vendita di libri online, c'è su tutte, ho controllato, quindi lo potete trovare davvero facilmente.
soprattutto nelle librerie di Milano perché è ambientato a Milano, però anche in tutte le altre parti d'Italia. Quindi adesso inizierai anche la promozione di questo libro o hai già fatto qualcosa? Ho già fatto qualche intervista, anche come quella che sto facendo con te, ma diciamo qualche mese fa. Adesso voglio riprendere, tu sei la prima del nuovo corso. Number one, che bello, mi fa piacere questa cosa. Ecco, quali Te sono ne i tuoi ringrazio progetti? veramente. I tuoi progetti futuri, cosa bolle in pentola? Bolle parecchio, devo dire, perché mi hanno chiesto di riscrivere I colori del buio come sceneggiatura teatrale, perché si presta abbastanza a essere proposto come un atto teatrale, una piccola produzione teatrale. Quindi devo concentrarmi un po' su quello, ma non sto trascurando il piccolo angelo perché sto scrivendo anche il secondo, la continuazione. Quindi diciamo che mi alterno su questi due progetti e poi ogni tanto scrivo dei racconti, perché la casa editrice Neos che pubblica i miei romanzi, fa diverse antologie. L'ultima che è uscita è stata l'antologia Natale a Milano, libro giallo, e anche in quello c'è un mio racconto e ne sono stata curatrice insieme con un altro scrittore che si chiama Gianluca Margheriti. Quindi, insomma, l'impegno della scrittura fa parte di ogni mia giornata, in vari modi e a vario titolo. Beh, un impegno importante e soprattutto, ripeto, ricco di soddisfazioni, perché lo possiamo dire, adesso arriva anche la stesura teatrale, non è poco. Non è poco, mi farò anche aiutare da qualcuno che è più bravo di me in queste cose perché per me è la prima volta, quindi devo un po' coordinare, studiare, insomma, mettere giù, non è semplice perché per una rappresentazione teatrale tutto è basato sui dialoghi, non puoi raccontare mentre in un romanzo ti permetti di farlo. Quindi sarà particolarmente impegnativo, però lo vedo come una sfida ulteriore e a me piacciono le sfide. Accettiamo le sfide e avanti sempre, è bello e più che altro si cresce sempre perché c'è sempre da imparare. Esatto, questa è una gran cosa e spero di avere sempre qualcosa da imparare. E qualcosa da raccontare, mi raccomando. Esatto, qualcosa da raccontare. Fiorenza, siamo giunti in chiusura, ma io vorrei che tu dessi un consiglio a chi vuole intraprendere questa strada, perché anche a me a volte piace dire, ma sì, dai, scriverò un libro, però è sempre lì l'idea. C'è chi invece è tenace e lo fa. Qualche consiglio, anche uno solo per il momento. Sì, il consiglio è di leggere molto. E di osservare, cioè intanto che si legge, osservare come sono costruiti i personaggi e come sono descritti i luoghi e le situazioni, perché bisogna dare al lettore qualcosa di dei contenuti, ma sorretti anche da una buona tecnica. Perciò, e poi mai accontentarsi e essere sempre molto molto attenti nella rilettura. E molto esigenti a questo punto. Se non dobbiamo accontentarci, bisogna essere così. Io ti ringrazio di questa bellissima chiacchierata. Io ringrazio te, mi è piaciuta molto. Anche a me e spero anche a chi ci ha seguito e chi vuole conoscerti meglio, approfondire un po' le tue tematiche, ti può trovare nel web, giusto? Esatto, io sono su Facebook e su Instagram, mi potete trovare, sono un po' pigra su Instagram, su Facebook sono più assidua e allora Va pubblico benissimo. tutti i miei appuntamenti. Un grazie e un in bocca al lupo per tutto. Grazie, in bocca al lupo a te e viva il lupo! Evviva il lupo e un saluto a tutti i nostri amici. Alla prossima. Ciao!